Corri in avaria, un bambino colto da malore e sei diportisti in difficoltà. In azione la Guardia Costiera di Pesaro nelle acque antistanti, il Colle San Bartolo. Con la vela che unisce, il Rotary Club raccoglie fondi per il progetto Sei Plurale, una rete di centri per le famiglie da costruire a Fano e in altri due comuni nell'ambito sociale 6. 60.000 cartoline e 70.000 francobolli raccolti in oltre 60 anni, la passione di Federico Fulini, fanese doc, nato in pieno centro storico, 85 anni fa. Un weekend di gusto nei giardini di Tombaccia a Fano, torna la festa del fritto che arriva alla 12ª edizione, novità, gli straccetti e le bombette fritte. Sarà il cantante Marco Ferradini, autore di Teorema, il super ospite di Saltarua, in programma venerdì sera nel borgo di Saltara. 4 i palchi musicali con 3 concerti in contemporanea, più quello in piazza con artisti nazionali ed internazionali, attesa anche per la Dino Nassi Band. Debutta la rassegna estiva I suoni delle Alte Marche, coordinata dall'Unione Montana del Catria e Negone, 27 eventi a ingresso libero in 9 comuni per vivere la bellezza dei borghi. All'Arena BCC domani si parte con le commedie di Alettali, sul palco la Compagnia della Tela con lo spettacolo Nishun è Perfect. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Apriamo con la bomba d'acqua che si è abbattuta oggi pomeriggio a Pesaro e provincia, una bomba d'acqua che ha colpito in particolare il nuovo quartiere di Tavuglia. Quest'ultimo infatti, come dimostrano le immagini che state vedendo, girate da un nostro reporter, il quartiere di Tavuglia è rimasto sommerso dall'acqua a seguito delle forti piogge. Cioè, le macchine rallentano. Madonna, guarda che lavoro. Guarda, ma che... Oh, Madonna, Fabiola, entra tutta l'acqua. Ma non lo arrivo, so. Arrivo, io provo ad andare di là, ma non so se riesco. E alle ore 19 sono stati effettuati 40 interventi, le province maggiormente interessate sono Ancona con 22 interventi e Pesaro Urbino con 11 interventi effettuati da parte dei vigili del fuoco. Le chiamate sono state soprattutto per alberi e rami caduti sulla sede stradale e locali seminterrati allagati. Al momento però, precisiamo, non sono segnalate particolari criticità. Nella tarda mattinata di oggi la motovedetta e il battello veloce della Guardia Costiera di Pesaro hanno prestato soccorso a 6 diportisti che si trovavano in difficoltà su un natante nelle acque antistanti il Colle San Bartolo. Uno dei minori presenti a bordo, che aveva accusato un malore, è stato affidato alle cure del 118. In particolare l'operazione di assistenza si è resa necessaria poiché l'unità di porto, in seguito ad una avaria al motore, si era incagliata in prossimità delle scogliere davanti a Fiorenzuola di Focara, creando preoccupazione per i 3 adulti e di 3 bambini a bordo, la più piccola di 1 anno di età. Una volta giunto sul posto, il battello ha trasbordato gli occupanti dell'unità mettendoli in salvo per poi sbancarli sulla banchina del porto di Pesaro. Intanto la motovedetta ha prestato assistenza alla barca in avaria che, dopo aver risolto la problematica al motore, ha ripreso la normale navigazione. I militari l'hanno così scortata fino all'ormeggio in prossimità del fiume Foglia. La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Marta Ruggeri, è intervenuta sulla chiusura non segnalata di ieri della Guardia Medica di Fano. Diverse persone, ha spiegato in una nota, si sono presentate per necessità e sono rimaste in attesa per ore, lì davanti al portone chiuso, credendo che il medico fosse impegnato in visite domiciliari. Non vedendo arrivare nessuno, qualcuno si è rivolto al pronto soccorso, dove ha scoperto che nella serata
data del 5 luglio non c'era il servizio, altri invece si sono rivolti al 118 aumentando il loro carico di lavoro. La porta della sala d'attesa era aperta, ha aggiunto la consigliera, ma non c'era nessun cartello informativo che annunciasse l'assenza del servizio. Il telefono poi risultava staccato senza una segreteria telefonica che desse delucidazioni riguardo a chi rivolgersi in caso di bisogno. Che cosa è successo quindi, ma soprattutto, chiede Ruggeri, come si fa a non ritenere fondamentale un'informativa tempestiva verso i cittadini? Sarà mia cura presentare un'interrogazione sul caso specifico all'assessore regionale alla sanità. E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata agli eventi, iniziando da La Vela, che unisce due giornate, quelle di sabato e domenica, organizzate dal Rotary Club e dedicate ad una veleggiata al largo del Lido di Fano. I fondi raccolti, anche durante la cena di gala, verranno destinati al nuovo centro per le famiglie che sorgerà a Fano e in altri due comuni dell'ambito sociale 6. Sport, divertimento e solidarietà. Sabato 15 e domenica 16 luglio torna a Fano La Vela che unisce, l'evento benefico organizzato dal Rotary Club che per la seconda edizione ha voluto instaurare un rapporto continuativo con l'ambito sociale 6 tramite il comune di Fano che ne l'ente capofila, al fine di poter sostenere con la raccolta fondi legata alle iniziative il progetto denominato 6 Plurale. Si tratta di una rete di centri per le famiglie da costituire a Fano e in altri due comuni dello stesso ambito. Nell'ambito territoriale sociale 6 mancano servizi di questo genere per le famiglie. È importante perché appunto va a promuovere e a sostenere con una raccolta fondi l'allestimento, soprattutto l'allestimento tecnologico di questi locali. Il servizio è uno spazio, vuole essere uno spazio pienamente accessibile, fruibile, al piano terra, quindi senza barriere, in luoghi dove è possibile parcheggiare facilmente e soprattutto mettere a disposizione delle famiglie risorse anche di servizi, di interventi, oltre a quelli che sono i servizi istituzionali, quindi gli incontri protetti, gruppi di famiglie, tutto quello che già il servizio sociale professionale fa. Con le associazioni con cui ci siamo già incontrati nei tavoli dedicati sia per la disabilità che quelli per minori e famiglie, metteremo insieme una sorta di coprogettazione proprio per la cogestione di questi spazi in maniera condivisa, chiaramente in orari prestabiliti, in modo tale da davvero che ci sia un coinvolgimento il più possibile plurale. Questa iniziativa, che appunto si chiama La Vela che unisce, credo che anche sia di buon auspicio perché davvero questa progettualità parta col vento in poppa. L'evento, poi aggiunto il neopresidente del Rotary Club Fano Andrea Zampa, è in linea con il tema del Rotary International scelto per l'anno, cioè creiamo la speranza nel mondo. Quindi una speranza che deriva dal fare, dalle mani di uomini e donne, operatori del settore, cittadini e istituzioni che lavorano insieme per creare le basi di un futuro migliore. Vogliamo dare valore, ha detto, a questo spirito di sacrificio. Presidente, come verrà articolato questo evento? Il 15 luglio ci sarà la cena di benvenuto per tutti gli armatori che arriveranno dalle varie parti d'Italia per partecipare alla gara e sarà fatta all'interno di un ristorante fanese. In questa cena andremo a presentare un po' l'iniziativa e tutto quello che verrà svolto la domenica mattina. Poi la riunione si sposterà la domenica mattina e ci ritroveremo tutti all'interno di un briefing che verrà fatto al porto, alla sede turistica del porto. In questo briefing agli armatori verranno assegnate le barche. Nelle imbarcazioni gli equipaggi non sono definiti, ma verranno costituiti quel giorno tra gli armatori, alcuni equipaggi che esistono già e tutti i cittadini che vorranno in qualche modo partecipare perché avranno possibilità di accedere a bordo e quindi partecipare alla veleggiata. Ovviamente ci sarà un costo e questo costo sarà uno dei soldi che verranno devoluti al progetto 6 Plurale. La manifestazione, la gara sarà svolta al largo del Lido, verrà organizzata tutta dal Circolo Verico in mare come assistenza e durerà circa 2 orette. Alle 9 briefing, partenza verso le 11, 2 orette si rientra, al rientro verranno fatte le premiazioni per le gare che avranno vinto la veleggiata, più tutta una serie di premi che verranno dati di partecipazione. All'interno di questa manifestazione esiste anche un contest fotografico, nel senso che chi vuole, chi ha piacere, sia a bordo che da riva, possono fotografare la manifestazione inviando delle foto al numero WhatsApp
Giuseppe, che verrà distribuito quel giorno, e a seguito di questo verranno fatte delle premiazioni anche per le migliori foto. Come è possibile iscriversi? Allora, l'iscrizione purtroppo è numero chiuso, perché voi comprendete che non si può fare una gara con troppe imbarcazioni, avremo circa 25-30 imbarcazioni, non di più. Alla cena abbiamo circa 140 posti. Per potersi iscrivere bisogna andare sul sito del Rotary Club Fano. All'interno di questo sito troverete un sito specifico per la vela che unisce come manifestazione, lì troverete tutti i form e basta compilare questi form in maniera digitale e verrete subito ricontattati dal sistema per dirvi se siete entrati o non siete entrati all'interno della manifestazione, sia per la cena che per la regata come equipaggio. Oltre al sito ci sono anche i social, tutti i social hanno già i form automatici per potersi iscrivere. Il 7, l'8 e il 9 luglio i giardini di Tombaccia a Fano si animano di musica, divertimento e buon cibo. Qui dunque è tutto pronto per la 12ª edizione della Festa del Fritto. Novità di quest'anno, gli straccetti e bombette fritte. Sentiamo qual è il programma nel servizio curato da Filippo Pucci. È tutto pronto nei giardini della frazione di Tombaccia a Fano per la 12ª edizione della Festa del Fritto, la festa più gustosa della città. Dal 7 al 9 luglio musica, intrattenimento e buon cibo accoglieranno i tanti visitatori che potranno gustare tante prelibatezze fritte e non solo, per poi ballare sulle note delle tre orchestre nel palco centrale. Quest'anno abbiamo voluto fare le tre giornate di festa dove, come solitamente anche negli eventi scorsi, partirà alle 19 praticamente tutta la parte culinaria e enogastronomica, poi ci saranno a contorno lungo la strada di via Tombaccia e davanti alla pista polivalente dove si svolgerà la festa. Ci saranno i mercatini, ci saranno un luogo di incontro per i bambini con giochi, eccetera. E poi alle 21 avvieranno praticamente le orchestre che saranno sia il venerdì, sabato e domenica, tre orchestre diverse. Il venerdì 7 praticamente abbiamo Mangani e Alessandro, mentre il sabato 8 abbiamo Ioselito e domenica 9 i Balla Onda. Saranno preceduti da manifestazioni ballerine, praticamente la manifestazione si svolgerà con gli stessi canoni degli anni precedenti, anche perché in effetti la manifestazione era riuscita, per cui ci auguriamo che anche quest'anno la frequenza sia analoga a quella degli scorsi anni. Straccetti e bombette fritte, le novità di questa edizione, tutte da gustare. Maurizio, che cosa proporrà quest'anno la vostra cucina? Dei primi di pesce, primi di carne, abbiamo dopo i spiedini, abbiamo un po' di tutto, dal frittura a tutto quanto, piedine, sortite, facciamo, dal fritto di pesce, dal fritto di tutte le olive, pastellati, abbiamo un po' un assortimento di tutto. Eventi estivi nei quartieri che animano la nostra città. La Festa del Fritto è un must, devo dire che sono tantissime le persone che grazie a questo evento hanno conosciuto questo quartiere e coloro che vi abitano per tre giorni, dove ovviamente enogastronomia, musica, divertimento e di fatto quel modo di stare insieme piacevole saranno insomma al centro dell'attenzione in un evento che raccoglie tutta la comunità di Tombaccia e che accoglie tante persone veramente a tutta la città. Per motivi di salute, purtroppo, la cantante Fiordaliso non potrà essere presente sul palco di Saltarua. Venerdì 7 luglio arriveranno a Saltara la Dino Gnassi Band e il cantante Marco Ferradini, autore di Teorema, una delle canzoni più famose e apprezzate nella storia della musica italiana. Prendi una donna. Saltara è pronta ad accogliere la 21ª edizione di Saltarua, qual è il programma? Quattro palchi musicali, come sempre,
Ci saranno tre concerti in contemporanea. Sul palco, sulla scalinata, ci sarà una formazione molto internazionale, il Penna Billy Social Club, quindi uno viene da Penna Billy, un altro viene da Cuba e il terzo viene da Argentina. Gli altri concerti sono un trio con Frank Silvera, che è italo-americano, che ha girato il mondo per 50 anni. Lui presenterà un programma di swing tipo Frank Sinatra. Alla terza opzione, molto molto al femminile, è una signora che viene dalla Toscana, che fa un connubio tra fisarmonica tradizionale, antica, antiche melodie e la musica elettronica. Quindi ci sono poche donne, purtroppo questa volta non è colpa mia, però questa è veramente una sorpresa. Sarà possibile mangiare, bere, di avere varie scelte tra menù, piadine, dolci, caffè, birre artigianali. La Pro Loco si è fornita e è pronta. L'evento comincia alle 19:30 con la partita delle stand e poi ci sarà anche una mostra nella galleria degli artisti, chiamiamo così il nostro mercato coperto medievale. Fabio, in questi giorni avete dovuto gestire anche un imprevisto, dato che Fiordaliso ha avuto un problema di salute. Sì, ha avuto un problema di salute, come c'è scritto un po' sui giornali, sui social, eccetera, anzi gli faccio tanti in bocca al lupo. E lei ci ha anche risposto con un audio molto carino alla Pro Loco di Saltara, che però proprio non ce la faceva, probabilmente fino al 14 deve stare in ospedale, eccetera. Per cui abbiamo lavorato insieme alla Pro Loco per cercare un artista in questi pochi giorni e Marco Ferradini ci sembrava proprio un artista ideale, che con la sua chitarra ci porta la canzone Teorema, anche la canzone Teorema, che è una pietra miliare della musica italiana. Inoltre ci sarà anche una band conosciuta. Sì, la band è conosciutissima, la Dino Gnassi Band, Dino Gnassi del Maurizio Costanzo Show, con dei fiati, insomma 8 musicisti che fanno veramente qualsiasi genere musicale, in questo caso prevalentemente canzoni d'autore, italiane e anche internazionali. Oltre ad un altro noto personaggio locale. Sì, mi danno il permesso di dirlo, anzi gli fa piacere, la Pro Loco di Saltara, appunto, che ci sarà come pianista anche Claudio Morosi, il finalista di The Voice Senior. A chi ora inizierà il concerto in piazza? Il concerto in piazza inizierà alle 10:15 circa, si prevede tantissima gente, per cui è stata proprio organizzata una navetta che fa da spola tra Calcinelli, dove ci sarà il parcheggio, al Bocciodromo fino a Saltara. Con Cristiana Guerra invece siamo andati a conoscere un vero e proprio collezionista fanese. Pensate, possiede tra le altre collezioni oltre 60.000 cartoline e tra i 70 e gli 80.000 francobolli provenienti da molti paesi del mondo. Vediamo di chi si tratta. È un grande collezionista di cartoline, non solo. Tante schede telefoniche, monete, banconote, francobolli e oggettistica varia, raccolti in oltre 60 anni. Si chiama Federico Fuligni, fanese doc, nato in pieno centro storico 85 anni fa. Una passione avuta da sempre e cresciuta negli anni, che l'ha portato a suddividere in cataloghi le oltre 60.000 cartoline e i circa 70.000 francobolli. E sono catalogate in 64 raccoglitori. Sì, in 64 raccoglitori di tutto il mondo e tutta Italia. Lei ha una collezione di tante cartoline. Che cosa rappresentano queste cartoline? Ci sono attori, ci sono di tutti i generi. Io ho per esempio l'Europa, tutta l'Europa, ho tutta l'Italia, le regioni, gli Stati Uniti, tutta l'Africa, ho gli animali, cartoline porno, i fiori, la Grecia, le montagne, cartoline di montagne, laghi. I santuari, sì, tutto il mondo, Austria, Svizzera, poi bimbi piccoli, comiche, militari, attori, cantanti, locandine, film, pittura antica, navi da crociera, mezzi di trasporto in generale, aerei e navi. Ecco, come, da quando ha deciso di fare questa collezione? Da 60 anni a sta parte. Ecco, lei nelle sue mani che cosa ha? Un raccoglitore? È un raccoglitore con le cartoline di Fano. Di Fano, quindi Fano dagli anni... Fano, sì, dagli anni... Però non ce l'ho molte vecchie di Fano, ce l'ho dai 50 in avanti.
Perché lei, diciamo che le cartoline sono un po' di tutte le dimensioni, ci sono quelle più piccole. Tutte le più piccole, cartoline piccole sono quelle più vecchie, degli anni 20, 30, così. Io ce l'ho del 50, di Fano, vecchie ce n'ho molte, ma non di Fano, ecco. Non esistono più collezionisti, purtroppo. Per esempio, la collezione di francobolli, anche di quelli ce n'ho 70-80 mila, e i francobolli non li compro più, non sanno neanche cos'è un francobollo i giovani oggi, non lo sanno cos'è. C'è una cartolina a cui è legato in particolare oppure è affezionato un po' a tutte le cartoline? No, tutte. Una passione che dovrebbe essere coltivata anche dai più giovani, ha rimarcato Federico, spesso non curanti del valore dei ricordi in bianco e nero. Veramente, perché la collezione è anche ti dà un po' di svago, di no, di passatempo. E poi è bello rivederle nel tempo. Comunque. Certo, vederle, rivederle. No. La collezione è una cosa importante, per me è una cosa importante, ma diciamo mi ha salvato un po' anche mentalmente. Sarà la compagnia La Tela ad inaugurare domani sera la rassegna dialettale ai Tre Ponti di Fano nella splendida cornice dell'Arena BCC. Sentiamo nelle interviste di Maria Elena Del Bianco quale sarà lo spettacolo che gli attori porteranno in scena. Ci porteranno il loro umorismo e la loro comicità anche gli amici di Senigallia. Esattamente, diciamo pure il nome. Con la commedia Nichun è perfetto. Della compagnia La Tela di Senigallia. Bene, allora che cosa ci farà ridere a crepapelle? Innanzitutto un personaggio di cui non svegliamo il nome né quale, un personaggio che è abbastanza colorito, quindi ci sarà tanto da ridere. E poi la situazione in generale, perché è comunque una situazione comica. Qual è la trama un po' di questo? Scivoliamo dalla normalità di una attesa di matrimonio, quindi di un evento festoso, che però, guarda caso, in questo caso avviene fra due famiglie molto diverse. Le due famiglie, una detta addirittura perfettini, cioè molto perfetti, e l'altra invece, insomma, non ha assolutamente nulla di perfetto, ma questo matrimonio sa da fare perché sono 7 anni che i due amoreggiano, quindi sa da fare. E si arriva al matrimonio con personaggi che vengono anche da fuori, c'è la zia Bibi che viene niente meno che dall'India dove è andata via, perché insomma qui la sua fama stava trascendendo un pochino la famiglia. E quindi molto interessante, però c'è un però, finito il matrimonio c'è qualcuno che non si trova più, non si sa chi, ma... E non svegliamo altro. Quando vi vedremo in scena? D'altra parte, Nichun è perfetto e questo è il concetto. Il 7 luglio. Domani, venerdì 7 luglio, avrà inizio I Suoni delle Alte Marche, una rassegna estiva organizzata dall'Unione Montana del Catria e Nerone. 27 eventi in programma, tutti ad ingresso gratuito. Presentata la rassegna artistico-musicale dal titolo I Suoni delle Alte Marche, coordinata dall'Unione Montana del Catria e Nerone, in collaborazione con i comuni di Acqualagna, Apecchio, Arcevia, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico, Sassoferrato e Serra Sant'Abbondio. Un lungo viaggio con 27 eventi di musica, prosa e recitazione ad ingresso gratuito che partirà venerdì 7 luglio e terminerà il 10 settembre. Si tengono 27 appuntamenti, tutto in un'area compresa tra 9 comuni che vanno da Pecchia a Arcevia, che fanno parte della strategia nazionale delle aree interne. È la prima volta che questa unione di comuni, guidati dall'Unione Montana del Catria del Nerone, si presentano uniti per una proposta io direi molto singolare e molto accattivante, perché diciamo questi comuni si affidano alle musiche, a diversi tipi di musica, si va dalla musica classica al jazz, alla musica etnica, alla musica improvvisata, e si affidano a queste musiche per segnalare una presenza, un richiamo
per gli abitanti e per i visitatori. Quindi io sono molto felice, ho curato artisticamente questo progetto che mette insieme esperienze che vanno dal jazz, di terre sonore, a musica morfosi, dalla Viviana Bucci, dal teatro sul Monte Nerone di Mario Mariani, e poi c'è anche un'esperienza dedicata alla musica classica, ripeto, dell'Accademia del Teatro di Cagli e degli asili di Apecchio. Infine avremo a settembre, chiudiamo questi appuntamenti di diversa natura, sono 27, quindi c'è da sbizzarrirsi, con un appuntamento di teatro musicale con il contrabbassista di Suskin, messo in scena da una compagnia teatrale di recente composizione che si chiama Teatro Alte Marche. La manifestazione osserva il presidente dell'Unione Montana del Catria e Nerone, Alberto Alessandri, e la concretizzazione di un'idea di promozione territoriale di rete a cui stiamo lavorando per portare le Alte Marche a diventare una destinazione unica, forte e coesa su tutti i fronti, inclusi quelli culturali e artistici. È un l'ennesimo tentativo che facciamo come territorio della strategia nazionale dell'interno, insomma, quindi questi nuovi comuni che anche su questa tematica, che è quella, no, dei concerti, della musica, degli incontri, cercano di dargli una logica, cercano di dargli un senso, ed è quello di anche organizzare le date in maniera che il pubblico può seguire tutte le varie serate, altrimenti di solito c'erano le sovrapposizioni, la qualità, offrire un po' gusti per tutti, quindi questo è un altro bel tassello che mettiamo come appunto strategia nazionale delle aree interne, e insieme a tante altre belle iniziative che stiamo facendo e che presto speriamo, anzi siamo sicuri, convoglierà in una destinazione turistica e non solo vera e propria, proprio che unirà definitivamente questo territorio delle Alte Marche. Voglio ringraziare Sandro Pascucci, tutta la sua band, per insomma l'impegno e la professionalità e soprattutto la qualità che mette quando insomma si organizzano cose nel suo settore. Sabato 8 luglio ai Giardini Tonucci a Torrette di Fano è in programma l'unica selezione provinciale di Miss Italia, il concorso di bellezza giunto alla 78esima edizione. Saranno una ventina le ragazze dai 18 ai 30 anni che sfileranno sotto gli occhi attenti di una giuria guidata dalla madrina dell'evento, Rossella Fiorani, fanese Miss Coraggio nel 2017. Le 7 ragazze che conquisteranno una fascia accederanno poi alle finali regionali, ultimo step prima di approdare alla finalissima in programma l'8 settembre e in diretta sulle reti Rai, dove sarà eletta colei che succederà al trono a Lavinia Abate, attuale Miss Italia in carica. A far da contorno alla serata saranno le splendide voci, la splendida voce della cantante fanese Asia, un'esibizione di breakdance e lo spettacolo di fuoco acrobatico dei Duo in Scatola. Dopo di noi vi ricordo le previsioni del tempo e poi tra poco trasmetteremo un approfondimento sulla Fanum Fortune, la Fano dei Cesari, e poi uno speciale dedicato alla mostra dal titolo De Pero e i futuristi delle Marche, inaugurato a Palazzo Bracci Pagani e visibile fino all'1 ottobre 2023. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338-49-68250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.